quale padre, non so come dice, la figlia, non fa solo le dichiarazioni. Comunque noi votiamo a favore per dare. Altre? Sì, prego. Forza Italia vota a favore. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego. Non va. Funziona? Gli illuminati sono i 5 stelle. È vero. Grazie. E la nostra favore. Parola al sindaco. Le amministrazioni serie lavorano sugli atti. In quest'atto, e tra l'altro non vorrei che le persone pensassero che è di chissà quante pagine, in realtà è il protocollo, l'abbiamo detto per gli esecutori, di 3 pagine. In quest'atto ci sono scritte alcune cose, cioè che si farà un protocollo, che si vuol fare, perché è vero che c'è il passaggio successivo, un accordo di programma, questo è chiaro, c'è scritto anche. Giustissimo. Però il protocollo d'intesa non è la carta del formaggio, è un protocollo d'intesa. Cosa significa? Che delle parti si trovano e firmano il fatto di avere la stessa intenzione. Lo dice la parola, protocollo d'intesa. Quindi gli attori che si sono seduti e hanno firmato quel protocollo d'intesa hanno detto tutti, noi siamo d'accordo, la nostra intenzione è questa. Qual è l'intenzione del protocollo? Fare un ospedale unico ad Ornavasso Collina, chiudere l'ospedale di Verbania, chiudere l'ospedale di Domodossola, variare i piani regolatori, valorizzare le aree reali. Questo c'è scritto. Allora, su quello che c'è scritto qua, oltre lasciamo stare i ritardi, lasciamo stare il fatto che non ci siano tanti passaggi, su quello che c'è scritto qua, io ripeto, non sono assolutamente d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto di aver individuato l'area di Ornavasso Collina come ospedale unico. Lo deve riconvocare, perché allora, non ce la facciamo a fare 20 punti all'ordine del giorno. La proposta è facciamo i punti tecnici. Sì, va bene. Però vuol dire che poi non riusciamo a discutere i vostri ordini del giorno in interpellanza. Per voi va bene? Sono le vostre, eh? Va bene? Riconvoca. Però riconvoca 2 volte nel mese di ottobre. Perché se no dopo si continua ad accumulare le cose. Questa è la tua proposta. Non cominciamo con la demagogia sui gettoni perché stiamo aspettando che ci dite qualcosa. Se no noi siamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Siamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Siamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Aspettando che ci dite qualcosa. Ha fatto la proposta di gettura su 10 interrogati, non avete neanche detto qui a B. Articolo 275 del decreto del 18 agosto 2000 numero 267, variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016-17-18. La parola alla signora Morano. Grazie. Buonasera a tutti. Per favore, variazione di bilancio, sarò veloce, tanto avevo già parlato in commissione, eventualmente rispondo alle vostre domande. Con questa variazione di bilancio andiamo a recepire i rapporti sorti in seguito a una delibera della precedente giunta che non abbiamo portato in ratifica per questo Consiglio Comunale. Non l'abbiamo portata a ratifica perché nel corpo di quella delibera c'erano, per esempio, c'era tutta la partita legata agli accertamenti fiscali sulle centrali idroelettriche, su cui abbiamo ritenuto come amministrazione entrante
di fare, di approfondire e di poter introiettare più di quello che si era precedentemente pensato, cosa che in effetti è stata grazie a un'adattativa condotta in prima persona dal sindaco che ha fatto sì che si introiettassero 50.000 euro in più rispetto appunto a quanto previsto. Quali sono gli elementi rilevanti? Sono tre di questa variazione. Il primo, che proprio questi introiti dagli accertamenti fiscali che ammontano a 413.000 euro sono destinati al fondo contenzioso, e questo è uno. Poi ridestiniamo la quota di avanzo libero che ammonta a 730.000 euro a un nuovo fondo, che è un fondo per eventuali, speriamo, oneri da procedimenti estorsivi pregressi. In questa maniera quindi creiamo un accantonamento di grosso modo 1.150.000 euro, che è il segno dell'approccio prudente da questa amministrazione nei confronti dell'uso del denaro pubblico per le vicende di cui sappiamo. Un approccio che è davvero attento a ogni spesa ed è prudenziale su ogni cosa, tant'è che ringrazio i miei colleghi di giunta per i sacrifici che fanno, rinunciando a qualsiasi spesa non vitale. Un altro elemento rilevante di questa variazione è invece un accertamento di entrata da oneri di urbanizzazione maggiore di 70.000 euro che viene veicolata per interventi sul patrimonio. Questo è quanto, disponibile a eventuali chiarimenti. Grazie. Interventi di turno opportuno in questa sede lanciarci, improvvisarci in analisi che a noi forse neanche ormai competono. Quindi mi limito ad analisi, ad un'analisi di tipo contabile, di bilancio della situazione. Una battuta troppo amara fare in commissione, noi non possiamo stampare moneta, quindi quello che possiamo fare è solamente, come dicevo prima, essere estremamente prudenti e accantonare, quindi non spendere per attività non vitali, ma mantenendo, questo è importante, il livello di servizi che il comune rende ai propri cittadini senza aumentare tariffe, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro motto. Facendo, io vi ringrazio. Colgo l'occasione per ringraziarvi perché vi ricordo che noi siamo un corpo di polizia municipale che dovrebbe essere di 24 unità e oggi sono di 11. Quindi lo dico perché alcune volte giustamente i cittadini non si rendono conto che quando cominci a fare due turni hai magari solo due unità che sono fuori in città e una delle persone che sono all'ufficio. Quindi ci tengo a ringraziarvi perché credete mi stanno facendo miracoli in questa fase. Quindi dicevo, partiamo dall'ordinanza, leggo solo un breve passaggio. L'ordinanza parte dal fatto che il territorio del Comune di Lobodossola è interessato con sempre maggiore frequenza da un crescente e consistente numero di persone che esercitano attività di accantonaggio in città. Le modalità con le quali tale attività si esplica sono state oggetto di numerose segnalazioni provenienti da città residenti che da turisti. Quindi, quello che noi cerchiamo di fare è di prevenire ogni turbativa all'armoniosa convivenza civile e all'ordinato svolgersi della vita cittadina, per assicurare la libera fruizione degli spazi pubblici e la conservazione delle cose. Quindi risulta perciò opportuno riformulare l'articolo 64 del regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Lobodossola, che conteneva limitazioni e altri riferimenti che ormai erano obsoleti e non più coerenti con la vigente normativa. Il testo